Conte attraversone, Antonioli non arriva, palla allontanata, ancora lì però, subito Conte contro attraversone, dalla parte opposta, coperta, ancora la roba, poi Davids al volo! Davids! 1-0! Un gol bellissimo, la Juve è riuscita a liberare due volte il cross, Conte dalla destra sul secondo, difensore della Roma ha rinviato centralmente purtroppo e... per la Roma, diciamo, è arrivato Davids, ha colpito la palla, deviata anche dal Dair e si è infilata, niente da fare per Antonioli. Ecco la palla nell'angolo di Antonioli, Juve in vantaggio, dunque 31 minuti sul cronometro. Gol di Davids. Che da lontano il volo di sinistra ha trovato l'angolino. Ecco l'azione precedente. Prima per Del Piero, gira di prima Del Piero ancora. Pallone è proprio per Birindelli che arriva sulla fascia destra, cerca attraversione, deviata dal Dair, la palla lì, super! Pippo Inzaghi, 2-1. E ha azzeccato il cambio, perché Birindelli è andato sul fondo, ha messo questa palla deviata, ha scavalcato Antonioli e Inzaghi l'ha messa dentro, insomma, mi sembra che la palla non fosse ancora entrata. 2-1 dunque per la Juve, neanche il tempo di centrare. E la Juve torna in vantaggio in 10 uomini. La deviazione che scavalca Antonioli, Cafu si fa sorprendere, prima Inzaghi, la palla era quasi sulla linea. Ecco la deviazione che di fatto ha battuto Antonioli. E Inzaghi da neanche un metro, da 15 centimetri mette dentro. Ma lui c'è sempre, è sempre lì, questi sono i gol di Inzaghi, si può sempre trovare pronto. Adesso vorrei sapere da te com'è ricominciare il secondo tempo con l'uomo in più. Guardate come soffrono Montero e Inzaghi vicino alla televisione. E Braschi manda tutti sotto la doccia. La Juve batte la Roma 2-1, si porta a 8 punti di distacco dalla Roma in classifica, mantiene soprattutto la prima posizione in classifica, allunga sul Milan e sulla Lazio in 10. È una partita di un'importanza straordinaria questa per